Il borgo antico di Civita Superiore guarda la città di Boiano dall'alto di un colle. Era una delle cittadelle fortificate che in epoca sannitica proteggeva il centro abitato. Oggi conserva ancora il suo fascino, con scorci e vicoletti suggestivi, nonostante il borgo sia stato deteriorato dallo scorrere del tempo. In passato si poteva accedere al borgo di Civita attraverso tre porte di accesso. Per questo motivo, questa cittadella è unica nella regione. In Molise è rinomata per la presenza sul territorio di diversi castelli e fortezze, appartenenti ad epoche differenti, ma uno in particolare ha un significato storico eccezionale: il Castello Normanno di Civita di Boiano. Il castello è stato costruito con uno scopo difensivo. Doveva ospitare il signore locale e il suo popolo durante gli attacchi dei popoli vicini e le incursioni dei saraceni. La storia del luogo inizia nell'XI secolo d.C., quando il feudatario normanno Rodolfo de Moulin occupò la contea di Boiano, edificando il castello e l'intera fortezza, che si estendeva su tutto il territorio attuale del borgo e svolgeva funzioni di guardia sull'intera pianura sottostante. L'importanza storica di questa area sta nel fatto che proprio da Rodolfo de Moulin trae origine il nome della regione Molise. Negli anni si sono susseguite numerose famiglie e casate e nel 1221 il famoso Federico II di Svevia occupò la contea di Boiano. Il castello e l'intero borgo vennero abbandonati a causa del terremoto del 1801 che sconvolse tutta l'area del Matese.